Benvenuti su Conosciamoci, la rubrica nella quale facciamo quattro chiacchiere con i membri della community. Oggi siamo con Blankov e questo è un secondo tentativo dopo i problemi tecnici. Vediamo adesso come va. Sperando, Sperando che sia la sì. vostra volta. Buon pomeriggio, Blankov. Buon pomeriggio per la seconda volta. La seconda volta, e vabbè. Dai, raccontaci un po' di te. Come hai vissuto la tua esperienza religiosa fino ad oggi? Allora, come ho detto l'altra volta, cioè meno di 20 minuti fa, banalmente io, cioè, come religioso sono stato costretto, tra molte virgolette, nel senso, non è che mi fu data la scelta. Fui costretto, nel senso, fin da quando ne ho memoria mi dissero sei cristiano, io ok. E niente, il classico discorso che io non ho chiesto di essere battezzato, cioè non ho avuto un percorso di formazione che mi faceva dire ok, adesso vado e divento cristiano. Semplicemente mi sono ritrovato fin da bambino nella condizione di esserlo. Poi penso Ok. che sia l'esperienza che abbiano avuto tutti con il cristianesimo, perché il cristianesimo qua è qualcosa che ti impongono. Cioè, Purtroppo non. è parte della cultura, quindi molto spesso ne verrai soggiogato, influenzato da questa cultura che puoi anche non accettare. Ecco, vabbè. Vabbè, io ricordo il catechismo, come ho già detto, era un ambiente molto grigio, cioè era proprio grigio, triste. I ragazzi venivano messi lì solo perché i genitori magari volevano avere un pomeriggio da soli, magari a dormire, a fare quel che volevano. E ricordo anche che praticamente era, cioè non c'è molto da dire, nel senso era grigio, era un po' triste. Poteva essere più triste, ma anche più allegro, poi. Oddio, dove ti mandavano in un gulag, cioè. No, era grigio nel senso perché era la zona che era grigia, ma anche l'ambiente era molto sfoglio, era molto freddo, cioè un tavolo di plastica è buono. Cioè, era una roba, l'unica cosa che sì, ci facevano vedere i film, che però anche lì erano robe comunque sia che gli facevano comodo, tipo film sui santi. Infatti io mi ricordo ancora Francesco con Mickey Rourke. Chi? Francesco con Mickey Rourke. Mickey Rourke era un attore che era famoso tipo Ha un 30 film anni su San fa. Francesco, quindi. Sì, ma è roba Ok. di 30 anni fa, che poi Mickey Rourke come attore è caduto in rovina, droghe e quant'altro, chirurgia estetica e altre robe poco simpatiche. Ok, Però ho io mi ricordo capito. appunto i film su Francesco, cioè ci facevano un po'. Ovvero il fatto che Francesco era una bestia, un mercenario, però con il potere di Cristo si è salvato, è diventato un santo. Facevano un po' questi discorsi. Poi, come ho già detto, parlavo molto di mitologia greca, però non perché per studio, ma solo per poter dire: ah, guarda i greci, la loro mitologia così violenta, la nostra mitologia è più figa. Però sempre miti sono. Sì. Ok, ma non ti è rimasto nient'altro da quel tipo di educazione? Ah, io ricordo semplicemente le chiacchierate con amici, nel senso che, appunto, come ho già detto, noi eravamo la generazione che si guardava South Park, no? Perché Ok, il non proprio genio, cristiano. quelli di MTV erano così intelligenti che lo davano alle 6 del mattino. Ok, sono tempi che io non ricordo, vado a fiducia. Sei, no, 6 del mattino, sì, erano 6 del mattino, poi fecero il cambio e dissero no, lo mandiamo tipo alle 3 di notte, si fecero il cambio, però sta di fatto che per un periodo lo hanno mandato alle 6 del mattino. Tanto questa cosa se la Ok. ricordano in tantissimi della mia generazione, quelli che adesso hanno tipo sui 25-26 anni se lo ricordano perché era. Fu una roba, avvenne più o meno nello stesso periodo in cui alla Rai mandarono in onda un porno, tipo alle 5 del mattino.
Ok, e questo ti è rimasto più impresso del catechismo, immagino. Sì, ma vabbè, la TV all'epoca era una roba pro Vaticano, a prescindere, però era una roba che facevano delle figure di M. Vabbè, era il periodo di questa in benzina, adesso mi do fuoco. Ah, ok. Cioè, più o meno il periodo è quello, cioè l'arco temporale Ti è senti quello. vecchio? Ma guarda, relativo, nel senso, dal punto di vista televisivo, è roba successa l'altro giorno. Sì, è vero. È vero. Ok, quindi finito il catechismo che effettivamente non ti ha lasciato più di molto, cosa è successo? C'è stata una scintilla Banalmente, che ti ha fatto cambiare idea? appunto, era il discorso. Banalmente, il discorso che penso che abbiano avuto tutti, ovvero questo Dio all'interno di questo suo libro si contraddice di continuo. Per non parlare poi delle varianti, quindi qual è quella giusta, qual è quella sbagliata, il fatto che tutte hanno gli errori, le cose. Quindi te lo sei letto in autonomia e la Bibbia? Sì, poi vabbè, c'è anche discordanza tra le due parti, nel senso Vecchio e Nuovo Testamento, il fatto che nel Vecchio Testamento il Dio degli eserciti cattivo, vendicativo, nel Nuovo è un hippie. Cioè, c'è proprio questa discordanza. Se vai a leggere fra le righe, però non è proprio tutto sto hippie. Cioè, comunque era un profeta apocalittico Gesù, per come si poneva. Vabbè, ma rispetto al primo dove ordinava massacri. C'era un comico, adesso non mi ricordo chi, perché l'ho visto mentre scrollavo i reel. Diceva che Dio, quando è diventato padre, la paternità l'ha cambiato e si è addolcito. Vabbè, potremmo parlare ore delle incongruenze, poi vabbè c'è il discorso anche poi il discorso delle infinite varianti, che non si capisce nulla, il fatto che ma ci sarebbe tanto da approfondire banalmente, forse magari dopo con calma, perché cioè, Ok, la va cosa bene. principale, però, sai cosa? È stato anche il mio rapporto con i cristiani, perché adesso tu sei giovane, ma io sono vissuto nel periodo in cui c'era mistero. Ok. Era proprio la Golden Age di mistero. Tra l'altro, sta cosa l'ha citata pure uno youtuber famoso, Yotobi, di recente. Sì. Ha fatto un video, ha fatto mistero, ma mistero ti rompeva le balle con la fine del mondo. Io sono cresciuto con i vari gruppi religiosi che ognuno aveva la sua teoria per la fine del mondo. Ok, Quindi quindi tutta sta fine del mondo che poi si è rivelato uno scam, cioè una truffa. strano, non stava succedendo niente, cioè non c'erano terremoti, non c'erano vulcani che dicevo tra prima o poi si spacca qualcosa, si rompe il pianeta in due, invece no, invece semplicemente i Maya avevano dimenticato di finire il calendario. No, niente, quella è stata una roba che mi ha un po', posso dire un po' deluso, perché Dio, vabbè, Ci sta. io dagli 8 ai 14 anni ero cresciuto con quella roba, quando mi sono visto la nulla, il nulla di fatto, ci sono un po' rimasto male, deluso. Io me lo ricordo, ero alle elementari e abbiamo fatto il countdown. Aspetta, dovevamo finire il 12 dicembre o il 21? Era il 12 dicembre. Mi ricordo bene perché era il 12 dicembre a mezzogiorno e 12, giusto? Sì, Ecco, una roba simile. mezzogiorno e 12 abbiamo fatto 3, 2, 1, dalle 11 fino alle 12 non è successo niente. E vabbè, che ti devi aspettare? Poi finisce il mondo, mandi i tuoi figli a scuola, no? È l'ultimo giorno, stai tutti insieme, no? Però io mi ricordo che c'ho proprio anche le serie televisive, cioè che ho proprio Supernatural, cioè Supernatural ha fatto un'intera stagione sul tema La fine del mondo, che fecero uscire l'episodio proprio quel giorno, tra l'altro. Che, beh, alla fine, salvo eventi catastrofici non previsti, il mondo finirà con il sole che ci con l'esplosione del sistema solare, quando il sole si espanderà fin troppo verso di noi e ci ingloberà e ci distruggerà.
L'unico modo per sopravvivere sarà prendere un'astronave e scappare su un altro pianeta, su un esopianeta, se vogliamo sopravvivere. Roba che avverrà tra miliardi di anni, cioè, non Beh, so neanche. effettivamente. Vabbè, mi ricordo Eric Crichton, lo scrittore che quello che aveva scritto il libro di Jurassic Park. Adesso io parto dalla premessa: leggetevi i due libri di Jurassic Park perché sono l'opposto dei film. Nel senso che nel libro, se sei bambino, allora nei film, se sei bambino, sopravvivi anche alla bomba atomica. Il libro inizia con un bambino a cui mangiano la faccia. Aia. Quindi è proprio l'opposto. Adesso è diventata una cosa per famiglie, un film per famiglie, Jurassic Vabbè. World. Sì, ma i libri c'era proprio la scena un bambino a cui mangiano la faccia, che mi pare che sia censurata nell'edizione italiana, ma non Quindi sono un sicuro. fumetto, No, non è è un libro, un libro. libro, libro. Ah, ok. Eric Crichton, lo trovi, Jurassic Park, che ha fatto anche il secondo con i dinosauri che vengono uccisi dalla mucca pazza. Cioè, no, ma è una Se roba, ci cioè. pensi. Sai che c'è quel problema delle che conseguenza del surriscaldamento globale, per cui se si sciolgono i ghiacci è possibile che si scopra un animale fossilizzato nel ghiaccio che aveva una malattia che ormai non esiste più e quindi ci infettiamo di quella malattia. Per Probabile, loro è il però contrario, una malattia moderna come la mucca pazza ha infettato loro e li ha uccisi. È sì, reverse. perché Crichton nei libri aveva messo la sottotrama che qualcuno aveva fatto esperimenti ancora più illegali di quelli del parco. E lo stesso che aveva fatto questi esperimenti aveva diffuso la mucca pazza per cancellare le tracce. Ok, Poi con chi vabbè. ti vuole fare una precisazione, ti fa una domanda. La precisazione è che non era un bambino ma una bambina, e la domanda è: come sei diventato un antropologo estremo? No, aspetta, è sicuro? Mi ricordo che era la scena del neonato. Vai, questi sono dettagli. C'era il Compsognathus, un gruppo di Compsognathus che era tipo di notte, ma vabbè, ci saranno più scene. Krypton con la violenza ci andava pesante. Ok, la domanda che ti fa Conchi è: come sei diventato un antropologo estremo? Ma banalmente, cioè, c'è l'uomo al centro, nel senso, in questo argomento. Sull'argomento Dio, l'elemento divino è l'ultima delle cose, nel senso al centro c'è l'uomo a fare tutto. Comunque no, io volevo avevo giurato Krypton perché lui faceva il discorso che effettivamente in caso di estinzione di massa ci sarebbe, anche con lo sterminio totale delle forme di vita, una base da cui ripartire ci sarebbe, ovvero i microorganismi. Però anche lì è un discorso che appunto, come hai detto tu, il sole prima o poi dirà no. Fine. Esatto. Quindi però Crichton faceva un po' questo discorso nel suo Jurassic O Park. magari un meteorite alla Don't Look Up. Però Ma scappiamo. sì. Spoiler, alla fine poi scappano. Alcuni scappano. Vabbè. Bel Comunque film, no, Don't Look il Up. discorso antropologo estremo è che c'è l'uomo al centro di tutto. Cioè, la base è quella e anche la fine. È Io l'inizio e la fine rispondo. l'uomo quando parliamo di religioni, spiritualità, eccetera. Semplicemente per vedere quanto si può andare avanti a credere una cosa e crederla per vera. Tipo co come si formano i complotti, qual è la radice dei complotti, cosa credono questi complotti, eccetera. Cioè, quello è affascinantissimo. Poi ti deprimi quando pensi, cazzo, questa gente ci crede davvero. Vabbè, è una questione di tanti fattori che possono variare dall'economia, per esempio, anche alla cultura, scolarizzazione, ma in Sì, generale sì. proprio anche a tante cose. Cioè, uno può davvero stare qui tutto il giorno a discuterne, a tirare fuori dei motivi. Vabbè, Ok. c'era una volta. Cuscito una volta parlando della paleoastronautica aveva citato per esempio che tipo in Unione Sovietica molti complotti erano fomentati dall'Unione Sovietica stessa perché erano una copertura per i veri esperimenti sovietici.
Ah, hai capito. Infatti aveva detto Cushito il motivo per cui molti complotti vengono dalla Russia, perché culturalmente in Russia è la normalità crearsi il complotto per nascondere la Non lo sapevo verità sta sugli cosa. esperimenti, cose. Sì, ma l'aveva detto Cushito in una live sulla storia della paleoastronautica. Poi aveva, nei commenti ne aveva parlato in maniera più approfondita perché qualcuno gli aveva proprio fatto la domanda specifica. Ok. Ma tu sei mai caduto nel credere in qualche complotto? Ma ogni tanto mi capita perché, ti dico, banalmente scarsità di informazioni, quindi senti una versione, per dirti, la prima versione pensi che sia vera, poi vai a capire, poi c'è il discorso che fece anche Barbascura sui complotti, nel senso i complotti si basano su una lunga sequela di cose false che però partono da presupposti veri, quindi diventa Esatto. poi difficile smontarli o capire se sono veramente balle. Poi alcuni sono estremi, tipo qualche anno fa c'era i no neve, dicevano che la neve che era caduta in Spagna non esisteva, non era neve, era plastica. Poi Ah, peggio. c'erano, poi di recente invece, tipo un mese fa, c'era uno che tra l'altro conosco che si era inventato la no sabbia. Hai presente che c'è stato il vento che ha portato la sabbia dal deserto del Marocco? C'è questa roba Sì, qui. sì, sì, sì. Questo qua si era inventato la no sabbia, nel senso non è sabbia, sono radiazioni ionizzanti che con il vetro fanno la polvere di vetro che sembra sabbia. Cioè, il contrario, cioè, di solito con la sabbia fai il vetro, però Sì, è ma un loro si erano reverse. inventati. Ok. Radiazioni ionizzanti che trasformano parti di vetro in sabbia. Mentre c'era quello famoso in America. Perché è diventato famoso perché lui l'ha creato apposta questo complotto che era i birds don't exist, cioè gli uccelli non sono reali, e diceva tipo i piccioni si mettono sopra i cavi elettrici tutti insieme perché si stanno ricaricando, sono dei robot in realtà per spiarci e poi vanno in giro nei parchi pubblici così possono vedere la gente dove sta e monitorarci. Ed è un complotto che è partito per scherzo, per vedere come la gente reagiva e adesso è diventato un complotto vero a cui lui è a capo e lo intervistano, fa giri, è diventato famoso. Vabbè, è come un po' la terra piatta che era nata come meme, poi sappiamo tutti benissimo com'è Ma in finita. realtà la terra piatta ha radici molto più profonde. Ad esempio, nell'Ottocento c'era questo autore che ha pubblicato i 100 motivi per cui la Terra è piatta. E poi col tempo ovviamente è stata arricchita, è nato il complotto su, no? Ma lui aveva ripreso questa teoria perché effettivamente ci credeva e la prima prova era se tu prendi un pallone e vai in alto lo vedi che è piatta. Questa è una cosa che ha detto Barbero in un suo spettacolo. Sì, però dico su internet, ricordo che era nata come meme, poi vabbè, era nato anche il meme della terra pera, però quella non ha La terra attecchito. Velociraptor, la terra ciambella, Sì, sono tutte. tutte le varie teorie che va a Ah, e se la terra recuperare. fosse una ciambella, la Luna potrebbe passare, se passasse all'interno della ciambella, rimarrebbe incastrata e passerebbe così per il campo gravitazionale. Vabbè, sono le varie teorie, gente Esatto. come che ti dica, gente che si guarda, non so, il piccolo principe, mi ricordo che c'era il mondo quadrato nel piccolo principe, Sì. però potrei sbagliare perché banalmente io il piccolo principe l'ho letto anni fa, vabbè, Abbiamo cinque un anni fa. follow da Vasco Barcellan. Grazie per il follow. Io invece con la terra piatta, quando è uscito nel 2017, ero al mare. E mi ero fatto venire dei dubbi perché ormai erano usciti tutti questa cosa, no? E quindi lo dicono tutti, ti fai due domande, vedi il mare, l'orizzonte piatto e poi vai a scoprire tutte le confutazioni. Cioè, non ero diventato terrapiattista, mi era solo venuto il dubbio per considerarlo come una ipotesi accettabile. Poi ho capito, poi ho studiato.
Ma poi sai, si risolve anche solo studiando la prospettiva, perché loro non tengono conto che il cervello umano... Scusa, scusa, e se la Terra fosse a forma di vertebra di Moffetta? Beh, no, sempre meglio dello zoccolo di Gnu. No, comunque il problema dei terapeutisti è che non tengono conto che comunque l'occhio umano da solo ha dei limiti, perché quando uno studia anche solo per disegno o anche per architettura prospettiva, ora c'è una cosa chiamata punto di fuga da cui si parte a fare la prospettiva sull'orizzonte, eccetera, eccetera. Nella realtà, per un qualsiasi sfondo, cioè praticamente ogni oggetto che tu hai su quello sfondo ha un suo punto di fuga. Però l'occhio, sì, quando si mette a guardare lo sfondo, tende proprio una cosa nostra, del nostro cervello, a trasformare quei, a ridurre il più possibile i punti di fuga, tant'è che al massimo ne possiamo percepire solo tre, quando in realtà ce ne sono molti di più. Ma perché è proprio una cosa dell'occhio umano, per semplificarsi la vita nell'elaborare la prospettiva. Ok, ho capito, ma quindi, è dovuto anche loro al fatto, fanno scusami, sempre questo errore, se ci è fai dovuto caso. Anche al fatto che l'occhio, quando mette a fuoco un oggetto, sfoca tutti gli altri punti di vista e crea la sfocatura intorno? Anche, sì, anche, però quando si ha a che fare con la prospettiva l'occhio umano inganna, poi dipende, poi allora nell'architettura... Cioè, gli architetti cercano di attenersi il più possibile alla realtà. Il problema è che chi va a vedersi il disegno degli architetti, cioè a farsi l'occhio da architetto barra progettista, siamo tutti abituati al mondo dell'arte dove si cerca invece di averne un minimo e un massimo, che però non è detto che corrisponda alla realtà, va abbastanza da autore ad autore. Però in generale gli autori, quando disegnano, cercano di ridurli anziché aumentarli. Ok. Sì, molti terapeutisti dicono anche per quello che io posso vedere e percepire del mondo intorno a me, io credo che la Terra sia piatta, perlomeno ho sentito molto spesso dirlo. Se tu ti affidi ai tuoi sensi, ti affidi al tuo intuito, e di per sé l'intuito si sa che inganna, non ti devi mai fidare della prima impressione, più che altro dovresti effettivamente fare gli esperimenti e verificare le tue ipotesi e non prenderle per buone solo perché a me sembra ragionevole che siano reali in questo modo. Vabbè, per cui ebbi a che fare con uno che è andato anche alla Zanzara di recente, non faccio nomi, che faceva proprio il discorso: bisogna fidarsi dell'istinto, perché l'anima ci dice la verità. Questo qua adesso credeva praticamente a tutto: terra piatta, vaccini con il microchip. Poi che cosa mi La storia, aveva detto? la storia del microchip poi è fantastica, quando c'è, perché dovrebbero metterti un microchip quando possono sapere chi sei, dove vai, cosa mangi, cosa guardi dal tuo cellulare con un virus. Vabbè. Molto più semplice. No, ma Lì proprio poi. parliamo di nanotecnologie che deve passare per un ago, non rompersi, non rimanere incastrato e fluire, cioè una cosa impensabile. Vabbè, c'era un personaggio su YouTube famosissimo, cioè c'è ancora, però si è dato una calmata. Era Tinelli? Matteo Montesi. Chi Ah, se lo ricorda? sì, quello che urlava Gesù, eccetera. Sì, che erano i video più normali, poi c'era il video dove si mangiava i topi morti e la terra, e poi c'era il video dove L'ho si visto. mangiava la terra con le formiche, erano i video, quelli dove urlava e minacciava erano i più normali. Per fortuna che... Vabbè, però io, ecco, lui è stato uno dei motivi perché sono diventato abbastanza ateo, nel senso, uno va a vedere la religione come ti riduce. Ma lì, allora, è anche una questione di mancata educazione di base. Cioè, Sì, non mi anche, sembra una persona che abbia superato la quinta però elementare. Mi dissocio, però.
la mia impressione. No, però c'è da dire che lui è venuto su in quell'ambiente. Poi, vabbè, di recente mi hanno raccontato in retroscena, ha detto: ah, capisco tutto. E non vado oltre perché sono un po' cacchi suoi, Sì. però cioè, lui è venuto fuori da quegli ambienti lì, per questo è così. Ok, ho capito. Quindi cioè, è venuto fuori da quell'ambiente. L'unica, mi hanno raccontato, il padre era normale. Infatti non capiscono Ok. come è potuto dal padre venire su così, perché la madre invece era proprio di quell'ambiente lì ed era dello zoccolo duro. Non possiamo sapere le sue vicende Poi familiari private, non ma entro nei possiamo farci un'idea. dettagli. No, però l'ho saputo da una fonte attendibile che lo conosce da anni. Ed è Mio quello che cugino gli... mi ha Poi, detto vabbè. Cosa? che la Allora, fonte questo è tutto attendibile. tranne che mio o suo cugino. No, dico L'unico no, che no, lo no, è la conosce... fonte Ah, ok. attendibile. Molto attendibile. Poi, vabbè. Sono informazioni che anche Matteo in passato divulgò. Ok. Va bene. Vabbè, dico quelle che lui stesso ha divulgato, non dico i dettagli, ecco. Ok. Va bene, non lo so, ma come c'è stato un momento in cui hai realizzato che dovevi uscire da quel contesto, dal contesto religioso? Ma banalmente, arrivata la pubertà, quindi la ricerca di ragazze, mi resi conto che quello era davvero un ambiente sfigato, perché poi, vabbè, io sono venuto su che i social erano appena nati. I social da un certo punto di vista hanno salvato me e gli altri della mia generazione, perché con i social tu potevi vedere come stavano all'estero, anche solo banalmente in America. Quindi avevi un... Non, avevi altri riferimenti rispetto al quartiere dove eri cresciuto, e lì cioè, c'è poco da Ok. dire. Quando vedi che in Germania, America, cioè, hanno i grattacieli, hanno uno stile di vita che comunque puoi fare carriera, farti il grano, mentre qua in Italia è già tanto se ti permettono di stare nella chiesa a pregare, quello davvero ti dà una svegliata. Poi non è Ok. detto, perché io conosco tanti che quando hanno visto questa cosa è stato come, non so, vedere Cthulhu, nel senso, sono andati poi sulle droghe, si sono abbastanza bruciati perché hanno iniziato a fare i classici discorsi: siamo nati qua per soffrire, tanto vale che ci ammazziamo dolcemente. Sì, Madonna, cioè, ma era proprio meglio la disillusione religione. totale. No, ma era proprio disillusione totale, nel senso, chi cazzo ce lo fa fare di essere nati qua, tanto vale che ci ammazziamo. Madonna. Perché quello era, cioè, Ovviamente ci ambiente religioso. dissociamo. Sì, ovvio, però era un ambiente davvero triste, cioè, molto triste, molto... Cioè, che poi il problema non era tanto l'ambiente in sé, il problema era che era invasivo, cioè nel senso ti inglobava. Poi vabbè, è legato a tanti fattori, il fatto che per esempio in Italia ci sono sempre meno giovani e sempre più anziani, quindi quello stile di vita molto passivo, molto sul grigio, sullo, non dico spartano, però sullo spoglio è davvero invadente, soprattutto in certe zone. Cioè ci sono zone che davvero... Cioè, sembrano delle città fantasma, nel senso, già tanto se la gente esce la mattina a prendersi il caffè. Non so dove abiti tu e non so se hai voglia di divulgarlo, ma te lo sconsiglio. Però comunque è un ambiente orribile, cioè scappa. Quella non è la No, vita io reale. sono, non dico la città, dico che sono nella periferia ed è la periferia che c'è qua, in tutta la regione. Scappa. Cioè, perché ci sono delle zone che davvero sembrano, cioè sono davvero grigi, poi il lavoro, qua c'è solo o cameriere o tipo lavorare nei supermercati a mettere la roba, adesso non mi viene il termine, cassiere, tipo, no, Commesso. sì, commesso, sì, cioè unica possibilità di lavoro o commesso o cameriere sottopagato. Poraccio. Cioè, veramente tristezza. Poi, vabbè, dipende sempre di che ceto sociale sei, nel senso, se sei ceto sociale benestante
è tutto colorato, ma grazie al cioè, nel senso, hai la bella casa, la bella macchina, vorrei vedere se la vita non ti sembra tutta allegra, colorata. Hai la famiglia, tutto quanto, ma davvero, io qua dove abito io, i giovani davvero sono condannati, nel senso, appartamenti che costano sempre di più, stipendi che ti danno sempre di meno, ti aumentano le ore di lavoro, ma ti danno sempre meno soldi, meno ferie. E poi anche il motivo per cui io conosco tanti che se ne sono andati e hanno completamente cambiato vita. Io ho conosciuto uno che era già tanto, si riusciva ad avere i soldi per potersi permettere il caffè ogni tanto, anche solo per uscire. È andato in Germania, che aveva risparmiato 4.000 euro, adesso ne ha, facendo l'operaio, mi fa, ah, io ormai sono passato da 4.000 a 10.000, ho un mio appartamento, una mia casa, già con questo sto 10 volte meglio rispetto a quando stavo in Italia, che dovevo vivere con i miei genitori, non riuscivo né a lavorare né a permettermi gli sfaghi. E uno si fa i propri calcoli, sì, per dire, sì, che prendi in considerazione la possibilità di andartene. Sì, però diciamo che lo standard italiano è molto basso se sei in età lavorativa, cioè non è un paese per lavoratori. Infatti ho visto l'altro giorno che c'è la crisi perché praticamente nessuno vuole più lavorare in Italia con queste condizioni lavorative che purtroppo sono la media. Vabbè, io ho Bisogna migliorare le sentito condizioni e garantire uno stipendio minimo, cioè. una volta. Sì, ma allora mi ricordo che Germania era tipo sui 1.500 euro. Aspetta, vado a vedere la cifra esatta, ultima. Però sì, era più o meno quella cifra, Germania. L'hai trovata? No, aspetta, cerco perché me l'aveva inviata sto qua che viene dalla Germania, però me l'ha inviata tra altre cose. 1.650 dovrebbe Che comunque è più di quanto molti professori prendono al liceo alle medie. essere. Vabbè, i professori sono dipendenti pubblici, si devono. Non dico cosa. Però no, però dico. Una persona normale, tipo io facevo, io per esempio, vai, non dico dove, ho fatto dei contratti da 48 ore settimanali, era già tanto se raggiungevi i 1.200 e dovevo fare gli straordinari per raggiungerli. Ed Minchia. era una, e mi dicevano, guarda che qua in zona c'è gente che prende la metà a parità di ore di lavoro, ed era vero. Minchia. Quindi Ti fa pensare. sì, anche solo per una questione di sopravvivenza, anche solo prendi in considerazione la medica che dice ok, la sanità fa schifo e costa tanto, però almeno non muori di fame. Almeno non rispetto all'Italia. Poi vabbè, c'è Certo, non muori di anche. fame, ma il cibo che mangi non è della qualità. Ma dipende, perché in America considera che c'è un periodo che è un periodo in cui c'è la ribellione, nel senso la gente vuole la qualità, oltre che all'economicità, nel senso stanno un po' cambiando i tempi anche lì da loro. Basti pensare cacchio alla rivoluzione vegana, nel senso fino a 10 anni fa vegano era impensabile, oggi senza vegano non vendili, nel senso devi comunque fare l'alternativa vegana, anche solo se sei tipo, non so, un ristorante di cucina italiana, devi comunque prendere in considerazione e metterci qualche piatto vegano. Il problema, ecco, dell'America è per gli immigrati, nel senso trovare il visto lavorativo, l'azienda che ti assuma, tutto quel casino lì burocratico. Infatti, lì ricordo che mi avevano raccontato che c'era il business dei finti matrimoni, nel senso se eri cittadino americano, ricevevi soldi per fingere di sposare uno straniero e aiutarlo con la cittadinanza. C'è un po' sta storia lì da loro. Ok, strano. Ma Però è l'America. Io tu cosa fai adesso? Fai che lavoro fai? adesso sono che sto facendo un corso che tra qualche settimana, se tutto va bene, dovrei iniziare a lavorare in cucina come aiuto cuoco. Il problema è che anche lì
ristoranti che, cioè, l'aiuto poco e ricercato. Il problema è che ci sono dei ristoranti che mi hanno proposto delle robe folli, del tipo aiuto poco, nel senso il cuoco se ne va in vacanza quando arrivo io e io da solo devo stare dietro a tutto. Ah, ok. La prima esperienza lavorativa, c'è gente che mi ha proposto queste cose e io ho detto l'aiuto cuoco non fa proprio questo. Quello si chiama sostituzione. Sostituzione, appunto. Ma quindi stando al discorso che hai fatto, scusami, faccio una precisione. Non è che non posso sostituire un cuoco, il problema è la motivazione, perché l'aiuto cuoco dovrebbe essere in grado di sostituire il cuoco solo in situazioni di emergenza, tipo il cuoco ha avuto un incidente, non che il cuoco va in ferie. Ops, sono andato in vacanza. Appunto. Non volevo. Ma quindi, stando al discorso che hai fatto, tu pensi di cambiare nazione, in cui andare a vivere? Ah, è quasi certo, nel senso mi basta solo mettere da parte adesso i soldi. Mi hanno consigliato tutti come cifra i 10.000, perché c'è gente che è riuscita con 4.000, ma è riuscita a fatica. 10.000 hai, diciamo, più tempo, poi dipende sempre da come adatti. Tipo in America mi hanno spiegato è importantissimo fare conoscenze perché lì è normale condividere gli affitti e le spese anche sul mangiare, o per Ok. evitare di rimanere fuori di casa, cioè bisogna anche un po' sapersi muovere anche con la gente. Ma infatti mi hanno raccontato molti italiani si trovano male perché non riescono a star dietro alla frenesia, al dover fare conoscenze, doversi muovere. Poi c'è da dire che l'America è molto diversa dall'Italia, tipo i marciapiedi in America sono una creatura rara, cioè sono una creatura mitologica, mentre È mezzi l'ultimo dei problemi, fantasiosi. marciapiede, se non riesci a, cioè, Ad se, avere la rispetto, macchina. no, rispetto in Italia a mangiare, cioè non ad avere uno stipendio minimo, hai marciapiedi, però non hai lo stipendio minimo. Lì Appunto. guadagni bene, ma non sui marciapiedi, lì fai due pesi, due misure. Appunto, c'è gente, no, tu ridi e scherzi, c'è uno che era in Germania e è ritornato perché in Germania non c'era il POS, più altre robe secondarie che gli abbiamo detto, ma scusa, eri in Germania che guadagnavi il triplo rispetto a qui. Sì, ma mi sono trovato male, non c'era il POS, poi gli appartamenti sono più fluidi, nel senso lì è Anche il trasporto normale. pubblico dice vanzai saggio. Ah, anche. Però c'è gente che mi ha raccontato che si è trovata male perché proprio non riusciva a stare dietro alle differenze. C'è gente, Dio buono, che è tornata indietro perché non c'erano i marciapiedi. Il trasporto pubblico era così così, poi che cos'altro? Ah sì, praticamente si erano fissati che, cioè, non stavano dietro ai vari supermercati, perché lì in America ci sono i vari siti e forum che dicono qual è il miglior supermercato che ha la miglior qualità, prezzo e cibo. Cioè, non riusciamo a stare dietro a questi discorsi così, che in America sono la normalità. In America per ogni cosa, se cerchi su internet, c'è il forum che ti dice qual è il migliore per prezzo e qualità. E gli italiani che tornavano da lì non riuscivano a starci dietro. Ma perché, cioè, sono cose che nella cultura italiana non ci sono. Ecco, io un'altra cosa, internet, penso, sono stato salvato anche da internet, America, Inghilterra e queste robe qui, perché c'è una differenza abissale, perché se su internet Italia si sta cercando ora di fare roba seria, lì invece internet in origine, basti pensare tipo ai L'hanno forum di inventato loro. Forge. Sì, però anche i forum di Forge, cioè dove potevi trovare i professionisti per qualsiasi cosa, cioè. Io se cerco di consigli vado su internet America. Di recente ho avuto l'esperienza che cercavo una moto, ma perché l'auto costava l'ira di Dio. E Italia ricordo che erano tutti fissati con l'enduro, mi dicevano enduro. America invece mi hanno trovato 10.000 modelli alternativi, ma perché io sono bello alto, quindi. Ok, quindi serve quella con i manubri di stare. No, o manubrio o sella, poi vabbè,
amici che mi hanno consigliato o le Yamaha o le Triumph, ma perché le Triumph hanno la sella che la regola come la vuoi, quindi la puoi alzare e abbassare come vuoi. Ok. In cos'altro vedi queste differenze culturali dall'Italia a questo fantomatico estero, ma quello che tu intendi come estero, ad esempio l'America, visto che si è concentrata verso gli Stati Uniti? Anche a Canada e UK, so che anche lì Canada mi hanno detto non è vero che è meglio dell'America, è uguale, solo che si guadagna un po' di meno, più o meno è lì, è quello. Com'è la sanità in Inghilterra com'è? L'Inghilterra, allora so che sia sanità pubblica che privata, infatti è presa come modello, però mi hanno detto che non conviene perché cioè, si sono dopo la Brexit non conviene affatto. Ho paura di una cazzata dire che è gratis come da noi. No, è Infatti sia ho fatto pubblica che chiesto. privata, dipende dove vai. Ok. Perché loro hanno preso la lettera, la teoria economica che ci dovrebbe essere sia servizio pubblico che privato per la competizione, l'abbasso dei prezzi, la Ok. ricerca, queste robe qui, hanno preso quella parte lì di E teoria qua economica. Fidel dirà, maledetti capitalisti, la competizione. Oh no, dannati capitalisti che cercano di aumentare la qualità e abbassare i prezzi invece di fissarla. Bastardi. Esatto. Capitalismo ci incontriamo ancora. Oh no, osano fare ricerca invece di dare stipendi a dei parassiti che non fanno nulla dalla mattina alla sera, maledizione. No, comunque, no, dipende dove vai. Poi io ho conosciuto gente che è stata a Bristol e mi hanno detto che sono stati costretti a ritornare perché a una certa era diventata impossibile, sia per questioni di economia, cioè soldi, lavoro, eccetera, sia proprio anche per accoglienza, perché mi hanno raccontato che erano andati in un locale e quando hanno detto di essere italiani li hanno cacciati via. Ma no, Sì. razzismo puro, ci dissociamo. No, perché erano due italiani e un indiano, cioè li ha cacciati via. Cioè si è Una rifiutato di barzelletta. servirli. E mi fa, dicevano, guarda, era impossibile viverci, nel senso, la qualità della vita che ci stava, nel senso, il costo degli appartamenti, eccetera, però era diventata dura, anche solo trovare lavoro. E poi, vabbè, la storia del gestore razzista è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ok, ci stai. I capitalisti cercano solo di aumentare il profitto a discapito dei consumatori. Quale nazione fantasiosa è quella di buon industriale che fa il bene del consumatore? Chiede Banzai il Ma saggio. non è una questione solo l'industria, la questione, allora, la teoria odierna parla di competizione tra privato e pubblico, non è che il privato è tutto buono, il pubblico è tutto buono, cioè esiste anche il privato tossico e il pubblico tossico, tipo la EA, per esempio, la nota casa di sviluppo videogiochi, quella è privato tossico, perché Dio buono, per giocare a un gioco completo devi pagare 70 euro di DLC. Che effettivamente ti svuotano le tasche per giocare a un gioco e poi disinstalli perché magari fa cagare. Appunto, poi vai, mi fa morire da ridere che tipo quando fecero il loro Battlefront, misero a pagamento robe che nei vecchi erano gratuiti tramite mod. Infatti, si lamentarono della scarsa utenza iniziale. È colpa vostra, fatevi autocritica. Ma proprio vabbè, no, comunque, non c'è il bene e il male assoluto perché, comunque, è sempre una questione Solo di nel cristianesimo c'è il situazioni. bene e il male in senso assoluto. Appunto, cioè, quindi hai il privato incapace come anche il pubblico. Il problema è quando ci si blocca in uno. Ecco. Come gli ingranaggi quando sono tutti attaccati ma sono dispari, quindi nessuno ruota perché vanno tutti al contrario dell'altro. Sì. Quindi ho capito. Ma ci sarebbe da parlare perché uno dei problemi dell'economia in Italia ho notato che è molto tribale, nel senso che sono in gruppi. Per uscire da questo argomento, tu hai altre passioni oltre a quanto ho capito, cercare di andartene?
Guarda, io banalmente vorrei fare fumetto, però ho parlato con gente che lo fa da 20 anni e mi hanno suggerito di andarmene, cioè o di trovarmi un lavoro che mi dia del tempo per farlo, però è una rarità, perché anche i lavori, per esempio, di... Cioè, allora, mi hanno detto di trovare un lavoro che ti dia due cose, soldi e tempo. In Italia o ti danno uno o ti danno l'altro, è proprio la mentalità. Sì, o come si dice, quando escludi uno o l'altro, in and out, se non sbaglio. Io ho fatto dei lavori che anche lì lavoravo 3 giorni alla settimana, ma la paga era una roba misera. Ad esempio, facevo sempre le 24 ore, però rispetto ad altri lavori che magari erano 24 ore, che erano in una settimana anziché metà settimana, cioè guadagnavo poco. Ad esempio, non sei interessato in questioni, visto che sei entrato nel nostro gruppo, in questioni filosofiche, in questioni anche a tema sociale? Ma guarda, banalmente non ne ho il tempo. Non ne ho Al il tempo. momento non ne ho, cioè non è che non ho interesse, è che non ho il tempo, perché Sei molto pragmatico, sei poco filosofico, nel senso di fermiamoci a ragionare adesso sulle no, cause prime. io sono più sulla filosofia analitica, nel senso porta i dati, altrimenti stiamo solo a far chiacchiere. Porta i dati. Siamo abbastanza sulla stessa linea. Cioè, porta i Abbastanza, dati. perché io sono anche per una filosofia, diciamo, speculativa, secondo la quale si parla di un argomento per vedere come potrebbero interagire le variabili, oppure cosa potrebbe accadere in questa situazione o cosa fare in quella situazione. Aprioristicamente non puoi fare, diciamo, dei calcoli veri e propri, ci sono le formule per capire se una cosa è giusta o sbagliata. Lo puoi fare in logica formale con degli assiomi, ma la speculazione tramite discussione filosofica è un'altra cosa. Sì, diciamo che, ma poi vabbè, come ti ho già detto banalmente, non ho il tempo di starci dietro. Io ho conosciuto tanti filosofi che, per esempio, facevano 3 ore di video contro la scienza, per esempio, e poi quando gli dicevano ok, che cosa proponete come metodo alternativo, lì silenzio. Infatti, a me non piace questo approccio di sola distruzione. Se vuoi distruggere, devi essere in grado di sostituire. Secondo me. Sì, ma diciamo che si potrebbe parlare anni dei buchi dell'istruzione italiana, il fatto che ci si vanta dei 100, no? Dei 100 e lode, ma non si parla sempre poco degli invalsi che ogni anno peggiorano, soprattutto su temi come la lingua, La quindi matematica saper che è calata parlare. tantissimo. Cosa? La matematica, dico, è calata tantissimo anche. Sì, quindi anche il saper fare uno più uno, banalmente, ma anche solo la lingua, la comunicazione, capire l'altro, cioè No, si sta esatto. tutto abbassando. È l'analfabetismo funzionale che ci sta distruggendo. Sì, ma ci si concentra sempre sul fatto, ma aumentano tipo sia le maturità che le lauree con 100 e lode, poi vai a vedere i risultati effettivi, la qualità del pensiero, della vita delle persone è sempre più bassa qua. C'è poco da fare e c'è sempre meno voglia di migliorarla da parte anche delle persone stesse. Poi anche, diciamo, non aiutano neanche le campagne elettorali, perché si mandano dei messaggi stupidi durante le campagne elettorali. Chi ti elegge è gente stupida. Sì, ma guarda, la politica italiana è morta da 40 anni, nel senso, perché una volta, per esempio, per fare politica, cioè tu mettevi comunque uno che era uno che aveva studiato, insomma, aveva una certa mentalità del tipo, comunque cerco di mantenere stabile il governo, di lavorare, ecco. Oggi i politici fanno telenovelas, Per fanno questo infatti davvero delle... non faccio fatica a Fanno... schierarmi, cioè non fanno cagare Fanno tutti. sì, ma perché è cambiata proprio la mentalità politica? Cioè, i politici una volta facevano dei ragionamenti del tipo: ok, questo governo deve funzionare, deve lavorare, deve fare questo, quest'altro. Oggi
è una telenovela, se c'è politici che invece di lavorare si fanno le guerre da pannolino, cioè... In noi loro tribale. Sì, ma è una roba che, cioè, i politici, c'è la citazione cringe di Winston Churchill, gli italiani perdono guerre come se fossero partite di calcio e trattano partite di calcio come se fossero guerre. Non lo sapevo, ecco. Questa, però è vero. Sì, era di Churchill, se ricordo bene. Ma non lo sapevo, però se è vera è una cosa vera, se l'ha detta è una cosa vera. No, ma è un discorso il fatto che praticamente qua in Italia davvero, cioè, è abbastanza magra, cioè. C'è la situazione, cioè, c'è poca, che posso dire, c'è poco da mangiare tranquilli, ecco, e su qualsiasi ambiente praticamente. Capisco. Cioè, situazione davvero brutta. Poi vabbè, parliamo, poi vabbè, te ne accorgi anche, per esempio, prima ho citato Matteo Montesi, il fatto che personaggi come Montesi, che Montesi non so qui elencare la maria di difetti, ma anche Giuseppe Simone e altri personaggi, non apriamo il vaso di Pandora del cringe italiano, cioè. Vabbè, Giuseppe Simone so che risponde a chi lo critica o che fa i video pubblici. Sì, lui sì. Aveva fatto una reaction un tempo fa in privato su un Discord, e quindi invitiamo di joinare. Però sì, io mi ricordo che ha risposto, cioè qualche settimana fa ha minacciato uno youtuber che ha parlato di lui. Bene. Ma a caso, cioè non diceva nulla di che, ha solo detto Simone era diventato famoso perché esternava un po' troppo le sue opinioni in maniera un po' forte. Che è vero. No, comunque no, i personaggi trash italiani, io ho notato che il trash ha invaso, diciamo, anche la televisione, nel senso c'è la pagina Instagram ufficiale Trash Italiano che praticamente racchiude tutto lo schifo della TV italiana. Un'altra cosa che sta morendo in Italia, la TV. Cioè, il cimitero. Oggi abbiamo parlato del cimitero della cultura italiana, la TV, la politica, l'economia. No, ma sai qual è la cosa che mi fa arrabbiare? Che internet, allora, in America internet è molto separato dalla TV. In Italia invece è un'estensione della TV, nel senso che lo standard è molto televisivo, ma anche gli eventi che fanno sulle varie piattaforme si fanno sempre ad eventi televisivi anziché proporre qualcosa di originale. Sì, poi si coprono format vecchi e non c'è rinnovamento, sono tutte cose viste e riviste, prese da altri posti. Non è che all'estero si fa solo innovazione, però il problema è che all'estero si cerca... No, ma difficilmente l'innovazione nasce da noi. C'è LOL adesso, che c'è uscito 2 anni fa, è uscito quello nuovo quest'anno, se non sbaglio. È un'idea giapponese che ha spopolato tutto il mondo, ma è un format che è stato comprato, non è un format nato in Italia. Vabbè. Ma in Italia cosa vuoi fare? Nel senso, in Italia, cioè, c'è gente che riesce ad avere il posto fisso a 50 anni, nel senso non c'è un grande ricambiamento generazionale. Depressione. No, ma è vero, io ho conosciuto tanta gente che sta davvero nella M, tra questi c'era appunto uno che mi diceva: io a 50 anni ho avuto il posto fisso, primo posto fisso della mia vita. Ho capito. Ho conosciuto anche uno che era per esempio senza tetto, che è riuscito a venirne fuori, e qua uno mi potrebbe dire: ah, visto che il sistema non fa schifo, se uno dall'essere senza tetto uno ce la fa a venire fuori. Ecco, è venuto fuori solo perché gli era morto un parente ricco e in eredità c'erano i soldi, lui li ha usati per comprarsi una casa e rifarsi una vita. Vabbè. Parente ricco che tra l'altro era in America, quindi... Un po' di culo, dai. Che cazzo. No, poi vabbè, c'è da dire che non ce l'ha fatta solo grazie al parente ricco, perché... come quel milionario che gli ha fatto l'intervista,
e ha detto come sono diventato ricco. Io cosa facevo? Prendevo i loghi delle macchine a 100 dollari e li vendevo a 150. Ho fatto così per 2 anni finché poi mio zio è morto e mi ha lasciato 500 milioni. Esatto. No, ma ce l'ha fatta anche perché comunque meno male lui era uno intelligente, nel senso ha evitato le droghe, l'alcol, quelle robe lì, cioè, ha evitato di cadere ancora più in basso, poi vabbè, ha trovato la moglie, cioè la fidanzata, non moglie, sì, fidanzata, era più o meno sulla stessa mentalità, quindi un po' fortuna, un po' talento. Che siamo entrambi. Ecco. Però mi fa, guarda, se era per lo Stato io morivo per strada. Se dovevo aspettare l'aiuto. Ti fa pensare. Vabbè, poi detto così sembra che io sia anarchico, antistato. No, io sono, sarei un po' per... Sei un positivista in realtà. Sì, nel senso, lo Stato può No, io lo dicevo per migliorare. battuta, è strano. Soprattutto deve migliorare, il problema è chi non vuole che migliori, ma perché o lo fa per ignoranza o per interesse. Perché c'era, Certo. hai presente Federico Frusciante? Ora io non sono, come idee politiche sono abbastanza contrario, perché lui ha delle posizioni molto forti, tipo anche sulle case farmaceutiche. Secondo lui tutte le case farmaceutiche sono anarco-capitaliste che pensano solo al guadagno, al potere. Allora, di sicuro pensano ai propri interessi come tutte le aziende, Sì, ma ho ma capito, ma non Big Pharma penso. puoi acquistarne le azioni, cioè per dirti Big Pharma, cioè ne puoi acquistare le azioni, nel senso puoi entrarci dentro, cioè non è così organizzazione criminale chiusa. Sì. Big Pharma, cioè cazzo, ne puoi tranquillamente comprare le azioni ed esercitare, anche se una minima parte comunque puoi esercitarci qualcosa. Però ecco, Frusciante una volta mi disse in un video, perché non fanno la rivoluzione? Perché qua in Italia ci sono tanti che traggono profitto dalla situazione attuale, per questo non c'è la rivoluzione, perché non c'è una vera e reale, cioè perché da parte della popolazione non c'è una reale voglia di fare la rivoluzione, cambiare tutto, vedere di migliorare, perché ci sono tanti all'interno della popolazione che sono i primi a guadagnarci da questa situazione di, chiamiamola degrado, ma direi più di Beh, decadimento. se guardi la rivoluzione francese, comunque c'era una grande differenza fra chi erano i ricchi e chi erano i poveri. I poveri erano il 90% circa, anche di più della popolazione, mentre i ricchi erano una risicata percentuale. Sì, ma in Italia Ecco, certo. anche dalla situazione di povertà che c'era fra la popolazione, i ricchi ne guadagnavano perché erano esattori delle tasse. Quindi non è tanto, cioè come dire. Il fatto che ci sia questa differenza, che ci sia qualcuno che ci guadagna da questa situazione, non pe penso sia addirittura che sia un incentivo a far cambiare le cose, a far creare un risveglio di coscienze. È quello Solamente che che. stavo leggendo. No, ma banalmente che in Italia ci sono tanti che sono in una posizione che magari sembrano poveri, ma poi vai a vedere sono ricchi. Tipo Come gli te. evasori, ma No, no. va, io sono. Tipo i famosi che famosi poveri che piangono piano, poi vai a vedere hanno la villa pagata in nero. Mamma. Ecco, poi c'è anche una questione anche di mentalità, tipo in Italia c'è un dipendente statale ogni 18 persone, cioè c'è gente che comunque guadagna, perché in Italia cioè, i servizi statali sono la maggioranza e ci sono Sì, tanti che sì, sì. guadagnano con essi, quindi non gli interessa, cioè nel senso hanno lo stipendio, cioè non gli interessa di chi sta fuori nello statale. Poi c'è da considerare che anche il discorso che quei 18 che magari vogliono fare la rivoluzione, cioè lavorano tipo 48 ore settimanali per avere lo stipendio da 900 euro, cioè non hanno neanche proprio le energie per pensare a una rivoluzione. Ed è il motivo per cui poi molti
vanno nelle teorie del complotto. Perché? Perché le teorie del complotto non necessitano di una presa di conoscenza, di uno studio, di una roba, basta solo che ci credi, che hai il tempo e la voglia di crederci. Effettivamente, ma questo discorso si può fare anche con la religione, cioè le religioni, cioè non è che ti portano dei dati, ti portano delle risposte facili a domande complesse, e tu ci credi perché banalmente, cioè, sei stanco di non avere risposta a delle domande che ti entrano nel cervello, tipo cosa succede dopo la morte. C'è gente, c'era una poesia tedesca che diceva: da bambini non riusciamo a concepire il vuoto, ma da adulti tremiamo al pensiero di incontrarlo prima o poi. Bella. E quindi c'è gente che ha se vai a vedere i paesi che hanno maggiore welfare, ok, la religione, la percentuale di credenti crolla. Se vai a vedere i paesi del nord Europa in cui sono meno religiosi, è anche collegato a un fattore di welfare, che non ti devi andare alle Caritas, non devi sperare in un qualcosa, ma perché quel qualcosa ce l'hai. Sì. Il classico discorso, poi il problema è culturale, ma di quale cultura? Nel senso, perché in alcuni paesi ciò accade, in altri no, cioè c'è tutto un insieme di dinamiche. Sì, che sono troppo complesse per essere risolte in pochi minuti di live. Adesso noi abbiamo parlato dell'America e della Germania, sembra quasi che America e Germania siano una razza, cioè ci sia una razza superiore, partita avvantaggiata, che sono gli Elohim. No, però no, diciamo, uno pensa, perché in realtà è anche una questione di mindset, nel senso, per esempio, chi vuole campare con i sussidi, cioè in America, cioè in Italia la normalità, tipo reddito di cittadinanza è la normalità, però in America c'è gente, appunto le famose lolco, cioè mucche da risate, sono personaggi trash che se vai a vedere sono tutti parassiti, nel senso non vogliono pagare le tasse, vogliono fare soldi facili, vogliono avere il sussidio. E gente che viene presa per il culo 24 ore su 24 sui social, qua in Italia invece certo. La normalità, quasi la normalità. Ok, va bene. Ma ci sono domande dalla chat? Ma c'è in realtà è abbastanza ferma la chat, ha fatto molti commenti di fila Banza il Saggio, adesso c'è arrivato Robbe Pagliuz, buon dì, ciao Robbe. Sei arrivato praticamente alla fine. Se sei arrivato adesso, sono iscritto durante la chat. Se avete delle domande da fare, fatele. Aspetta, Balzar cosa ha scritto nella chat? Ha fatto domande o... No, ha solamente fatto dei commenti al tuo discorso. Poi ha fatto un volo pindarico che non ho capito al terzo ultimo commento. In Italia il neoliberismo impera, ormai le politiche sociali sono sparite, in Italia esiste il SEFI, contratto collettivo nazionale che prevede la retribuzione di 3,90 a netti all'ora, ovviamente non è l'avallo della CGIL. Ah, insomma, ha fatto il discorso, il comunismo potrebbe risolvere il mondo. Ah, ho capito. No, aspetta, se l'ho capito bene, poi magari era una trollata, oppure adesso si spiega meglio, ci fa capire cosa intendeva. Esiste l'opinione che il protestantesimo abbia contribuito al secolarismo. Se vai a vedere nei paesi protestanti come gli Stati Uniti, fidati che gli evangelici, i catecumenali, quella gente lì, non sono, che la maggior parte delle persone non stanno contribuendo alla secolarizzazione. Sono più antiscientifici, antiscienza di qualsiasi altro. Io ho avuto esperienza in America, vai. Erano i testimoni di Geova, mi pare, in America, perché io avevo un amico che erano i testimoni di Geova, che poi ha raccontato che quando se n'è andato, tipo gli sono andati sotto casa in due a seguirlo.
mi ha raccontato un po' queste storie, che poi sono le classiche storie che ha raccontato anche un altro che era andato intervistato da Wannabe Buddha, quindi evito di ripeterle. Però si è detto che per un periodo, diciamo, cercavano di seguirlo per capire perché se n'era andato, e mi raccontava che in America davvero i testimoni di Geova sono ancora peggio. No, ma quella è una setta, quindi... Cioè, proprio, anche i protestanti, eccetera. Poi, vabbè, si citando, ovunque. Citando Luca di Wannabe Buddha, le religioni sono sette che ce l'hanno fatta. Sì, poi vabbè, mi hanno raccontato una volta a Los Angeles c'era la setta antiporno, nel senso era un gruppo che erano contrari al porno, che facevano discorsi apocalittici, tipo che tra come... che nel 2004 dissero tra 10 anni si andrà solo di inseminazione artificiale per colpa della diffusione della pornografia che distrugge i contatti tra uomo e donna. Un po' come 1984, la Lega Antisesso Giovanile. Sì, sì. Che non, sì. È, non è uno spoiler così grande, appare nelle prime pagine, quindi andate tra. E dice Roberto Pozzi, il 2001, il luteranismo in particolare, vedi la Scandinavia. Allora, la questione è che in Scandinavia la maggior parte delle persone sono non credenti o agnostiche. Se in questo periodo la secolarizzazione è data da un'educazione più scientifica, da un welfare più stabile, più forte rispetto a noi, magari ha contribuito negli ultimi secoli, ma adesso non è forte come lo era allora. Non so se mi sono fatto intendere su quello che intendevo prima, cioè adesso come adesso la secolarizzazione non è figlia della religione. La religione è sempre stata contro la secolarizzazione, per una questione di concorrenza. Pure i mormoni fanno paura. Sti ragazzini che girano in camicia a menare il a menare il cazzo alla gente. Non so, ovviamente riporto solo l'opinione. Certo, si fa. Riporto l'opinione così possiamo anche discuterne. Possiamo discuterne anche sul Discord. Guarda, non è che ci abbia molta vai, perché sono quei discorsi che uno alla fine pensa come la vuole, nel senso... Vabbè, ci sarebbe anche il discorso storico. Qua in Italia hanno provato a fare un po' la rivoluzione. Abbiamo visto gente che dal 60... fece la rivoluzione del 68, che poi è andata a fare l'anarcocapitalista nelle cooperative... L'Italia è partita come stato laico. È partita come stato laico, ma non è mai stato laico. Aspetta, ma sai che io qua nella mia zona adesso non faccio nomi, però ho uno che davvero era uno del 68, che dopo il 68, la rivoluzione del 68, è diventato davvero lo stereotipo del capitalista che ha fatto soldi, tra l'altro facendo delle fornaci che non erano omologate. Ah, bene. Questo. E gestisce, ah, no, aspetta, non lo dico perché se non lo capite. Ok, gestisce, va bene. Gestisce una grossa fetta della nostra cultura, come non Papa. Non dico cosa, perché sennò. Però sappiate che sto qua, che faceva tanto il comunismo, il comunista, eccetera. Vi ha servito delle belle, dei bei ceffoni, dove ne siete neanche accorti. Ed era uno del, sì, era del Partito Comunista, si tatuò perfino la falce con il martello. Si tatuò? Sì, si fece proprio il tatuaggio. Poi quando entrò in politica se lo fece cancellare. Ok. Però è uno che è un pezzo grosso, cioè in politica non è che abbia fatto molto, però dal punto di vista economico, Confindustria, quelle robe lì, ha fatto tanto. Non dovevi citare. Non dico nomi, non dico cose, anche perché ci sono altri 5 o 6 che sono come lui, quindi... Ok, ok. Cioè l'Italia, sì, l'Italia è quel paese dove vedi l'ex comunista hippie figlio dei fiori che è il peggior capitalista di tutti, ma non solo in Italia, però qua in Italia è normale che ci sia questo. Poi si potrebbe parlare del perché comunque ci sono tante dinamiche che davvero sarebbero da prendere in considerazione. Che poi cioè, Recanter, cosa?
Saluto Riccante in chat, buon pomeriggio, non Ok. avevo capito che oggi sarebbe stato qualcosa su questo canale, mi sono dimenticato di controllare su Discord. Io ho messo l'everyone, quindi potevi Ah, entrare, ok. potevi non entrare. Ci sei perso una bella chiacchierata che sarà ricaricata su YouTube. Aspetta, era. Allora, io vorrei dire che sia un problema contemporaneo dell'Italia, ma se uno va a leggersi anche solo, per esempio, di Sillone, Fontamara, vede che è una roba che se ne parla da tanti anni. C'è davvero aspetta, Fontamara è del 33, cioè dal 33 che si parla di questi problemi strutturali dell'Italia. Cioè non è una roba recente, perché uno potrebbe dire una cosa, per esempio molti ho letto che danno la colpa agli americani, nel Tu senso gli che sei americani. molto informato, quanti governi abbiamo cambiato da Repubblica dal 45 ad oggi? Io guarda, ho perso il conto. Sono uno di quelli che ha perso il conto. In 70 anni erano, adesso vado a controllare un attimo. No, io ho perso il conto perché anche quando vado su tipo su Twitter a vedere un po' i dibattiti, eccetera, cioè, gli stranieri davvero non ci riescono a stare dietro. Cioè, è proprio una roba. Cioè, gli stranieri a vedere da fuori la politica italiana, davvero impazziscono, non riescono a starci dietro. Aspetta, la leggo in diretta. I presidenti del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana dalla sua proclamazione ad oggi sono stati 30 e hanno presieduto complessivamente 67 governi. Dio mio, in 70 anni? Lira dal 43 ad oggi, che quindi sono 70, 79 anni. Vabbè. Ed io che mi stavo raccontando i video di. Che mi stavo riascoltando i video di Conchi mentre facevo una cosa che non ho mai, che non fa mai il buon padre, lavare i piatti. E allora recupera questa live. Allora, scusa, la missione divina, lui, giustamente. Tu pensi che ci sia un piano divino in questo mondo? E per far che? Appunto. Cioè, ok, c'è il piano divino, ma a cosa La serve? cosa, il punto del piano divino è che anche se ci fosse tu che vede l'uomo al centro di questo piano, tu non hai il diritto di sapere come funziona questo piano e qual è il fine di questo piano. Potresti anche non essere d'accordo col fine. Vabbè. Capito? Il fine è guerra Fine ultimo. nucleare, Fallout. Fare fallout nella vita reale. Parliamo No, in non i diocesi. fallout fighi, non i fallout quelli fighi, quelli di Bethesda tutti buggati, quindi che vedi i mostri mutanti che si incastrano negli alberi. Ok, che spawnano. Vabbè, d'altro. No, allora, so che in alcuni tipo Far Harbor i nemici non è che spawnano a caso, spawnano dagli alberi. Cioè, si sono Ok. inventati sta cosa che c'è proprio l'animazione, quindi. Se passate escono dalle fottute pareti, escono dai fottuti alberi. Sì, il problema davvero è in alcune zone, tipo quando facevi la missione di Railroad, che ti usciva il Deathclaw dal muro e dici, ma dove cazzo salta fuori? Cioè, come fisicamente poi. La spiegazione è ce lo hanno portato, sì, ma come hanno fatto fisicamente a portarlo? Che ci sono le porte, quelle piccole, cioè come ha fatto il Deathclaw a Mistero della passare? fede. Cioè. Poi c'è il discorso che quando fecero New Vegas lo hanno fatto in meno di 18 mesi, Fallout 4 invece ha richiesto anni, sia il 3 che il 4 hanno richiesto anni e sono usciti incompleti, New Vegas invece era completo tipo all'80-90%. Più o meno. Non sono stato dietro la storia di Fallout, quindi Vabbè, la storia di Fallout è che è arrivata a Bethesda e ha fatto i casini che per cui è famosa Bethesda.
tipo il fatto che Skyrim sia non un 60% di quello che doveva essere, perché hanno tagliato intere porzioni di mappa, il motivo per cui anche le città non corrispondono alla lore. Tipo Riften, la città collegata tramite fiumi, ha un solo fiume e quel fiume è una cascata. Però è una città portuale con le barche. Pensa, arriva la nave mercantile e tutte le merci distrutte. No, 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 ma ti dico, è una città mercantile perché è quella collegata tramite fiumi, poi il clima è decente, quindi è vicina a Morrowind e a Cyrodiil, alle altre regioni. Quindi è un punto strategico, nel senso è collegata sia al mare che alle altre regioni. C'è John Given. Allora, l'ospite misterioso non voleva farsi vedere anche perché ha una connessione non ottima. E oggi era una live, conosciamoci Giovanni, una live in cui si parlava con l'ospite, si conosceva i membri della community. Va bene. C'era la storia, sì, che poi andai a vedere sulla mappa, aveva un solo, era collegata con un solo fiume, quel fiume aveva una cascata. Va bene. Senti, io ti dico, è stata una bella chiacchierata, sta per iniziare Padre Cain, io mi direi, andiamo tutti da Padre Cain, adesso mi giro, mi mando The Raid. Adesso provo a mandarvi il Raid. Qua. E poi ci salutiamo. Qua. Sì. Va bene, cosa dire, è stata una bella live. Io mi sono divertito a parlare con Blankov. Non ci siamo divertiti con i problemi tecnici all'inizio, ma alla fine si è risolto tutto e niente, vi giro da Padre Cain e speriamoci di rivedere un altro conosciamoci. Vabbè, ciao ciao ciao. Adesso dovrebbe partire fra 5 secondi. Vabbè, ovviamente non noi, ma Cain. No. Ma vedo che siete proprio organizzati, nel senso sembra che ci sia, non so, qualcuno dietro, tipo un manager. No, infatti.